Non capitava da quasi 1.000 anni, e cioè dall'11 novembre del 1111. Domani, 2 febbraio 2020, sarà una data palindroma, così si dice in gergo tecnico. In tutto il mondo i numeri che indicano il giorno si potranno cioè leggere in modo uguale sia da sinistra verso destra, sia da destra verso sinistra. Francesco Cristino. Il palindromo, una delle poche cose che vista da destra o da sinistra non cambia. Attenzione dunque alla data di domani, 02022020. Appassionati di Cabala, questo fa per voi. Sui social cresce l'attesa, in fondo esistono solo 366 giorni palindromi in 10.000 anni. E quello di domani sfida anche le convenzioni, valido sia nel formato data europeo che in quello nordamericano. È già successo e tornerà a ripetersi, ma dopo il 22° secolo ci sarà da aspettare fino al 10 marzo 3001. Giochi mentali e letterali, numeri, parole, frasi, combinazioni prive di senso o accattivanti formule simmetriche. Il palindromo non è solo un gioco, ma una chiave per leggere la realtà. La genetica, il DNA rappresenta anche no, degli enzimi che hanno una struttura palindroma. Anche nella musica, per esempio, no? Il canone inverso, retrogrado utilizzato da Bach. Quindi diciamo il palindromo si ritrova nell'arte, si ritrova anche in natura. 02022020, toccherà solo a noi dare un senso a questa data. Ora il giusto commiato, naturalmente palindromo. Io vado, ritiro da voi. Nelle